Consigliere Rolfi, ieri nella Commissione Bilancio è passata la proposta per abrogare la riforma Fornero che riguarda l'innalzamento appunto dell'età pensionabile. Sì, è una scelta importante quella della Commissione, arriverà anche in Consiglio, lo approveremo anche in Consiglio a breve, ossia chiedere l'indizione di un referendum nazionale sulla legge Fornero. Da una parte si è raccolta di firme e c'è ancora la possibilità di firmare questo weekend il capoluogo di provincia in Lombardia che ha promosso la Lega per un referendum sull'abrogativo della Fornero. Dall'altro lato c'è un'iniziativa istituzionale che parte in Lombardia, se arriverà ad avere successo in almeno 5 consigli regionali, diventerà un referendum di fatto automaticamente nazionale per abrogare questa legge infausta che ha provocato disoccupati, che ha distrutto famiglie, che ha lasciato migliaia, decine di migliaia di italiani senza un reddito né da lavoro né da pensione, un modo di affrontare i conti dello Stato vergognoso, che ha scaricato la responsabilità del debito pubblico su tanti lavoratori e le loro famiglie, cosa che non ci dimentichiamo, cosa per la quale ci impegniamo per correggere. A noi interessa in primis le famiglie, i lavoratori, il loro futuro di vita, la qualità della loro vita e quella dei loro figli. Secondariamente, benvenga un'azione parlamentare. Se la paura del referendum abrogativo promosso dalla Lega possa svegliare le coscienze, svegliare dal sonno i tanti deputati e senatori di maggioranza che hanno dimenticato la Fornero. Per la verità mi sembra che il governo Renzi abbia dimenticato molti temi, la Fornero, il patto di stabilità, temi di cui parlava quando era sindaco o semplicemente segretario di partito. Ben venga, noi non vogliamo per forza arrivare a un referendum, vogliamo arrivare a una riforma di questa legge, a ridare speranza, lavoro, dignità a queste famiglie danneggiate, e questa è un'azione politica stimolante. Terzo, sì, abbiamo proposte alternative dove recuperare questi soldi, ne abbiamo fatte tanti in questi anni, per esempio ancora attraverso l'altro referendum della Lega andare a tassare la prostituzione superando la Merlin. Guadagneremo probabilmente dalle stime fatte dai 3-4 miliardi di euro l'anno, potremmo anche investirli in parte alcuni nella previdenza, le cui casse nazionali, non quelle lombarde, sono appunto dissestate, e tante altre proposte. L'importante è che si parta. La Lega ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Ora aspettiamo risposte da Roma.